Bene ragazzi, abbiamo visto nel video precedente, abbiamo sostanzialmente quasi risolto l'equazione differenziale e abbiamo visto delle cose molto particolari, cioè che se noi abbiamo un sistema molla-massa che è stata portata fuori equilibrio e questa molla è caratterizzata da K e da M e poi un circuito che è stato chiuso su un condensatore inizialmente carico e su un solenoide, sono in serie, ripeto, perché la corrente poi che circola attraverso il circuito è la stessa per condensatore e solenoide. E qui c'è una capacità C e un'impedenza L. Ecco, e abbiamo visto delle cose molto molto interessanti. Soprattutto mi devo rifare all'equazione differenziale quando la stavo per costruire, perché diventano evidenti dei parallelismi tra le quantità, ok? Quindi dovete sicuramente aver visto il video precedente, ma quando io vado a scrivere l'equazione differenziale, sostanzialmente quando dico che la somma delle forze fa zero, io ragazzi a un certo punto avevo scritto così. Meno kx meno m per a. Ok? Sostanzialmente qui sto dicendo che f è uguale ad ma, perché questa struttura è f, ok? Portato di là. Questa è l'accelerazione, quindi questa è l'equazione differenziale a cui faccio riferimento. Di là, invece, se voglio fare un parallelo, dico che la caduta di potenziale sul condensatore meno la caduta di potenziale sul solenoide fa zero. Allora, noi abbiamo già visto, ragazzi, che c'è un completo parallelismo tra la carica che si instaura sul condensatore e la posizione, che ripeto, questa è la posizione di equilibrio e quindi la massa si troverà in posizione A, poi passerà di qui, poi andrà in posizione meno A, poi questa cosa la guardiamo bene, e poi ritornerà giustamente indietro. Tra l'altro abbiamo visto una cosa, che il periodo, cosa che noi sappiamo, ovviamente è collegata alla omega, perché la omega è 2π greco diviso il periodo, come è 2π greco per la frequenza. Queste cose si sanno dalla seconda, ok? Il periodo, ragazzi, non è il tempo per andare da A a meno A, è il tempo per partire da A e ritornare ad A, ok? Quindi questo tempo è t quarti, tutto questo è t mezzi, tutto questo è tre quarti t e tutto questo ovviamente è t, ok? Il periodo è per andare da un punto e ritornare al suo punto equivalente. No, perché poi questi periodi, questi tempi, dobbiamo guardarli. E poi cosa abbiamo visto? Ecco, abbiamo visto che la corrente è la derivata seconda della carica, ok? Quindi in realtà io questa quantità la potevo scrivere così, ok? Motivo per cui poi abbiamo dovuto risolvere questa equazione differenziale e anche qui la velocità era la derivata seconda della posizione nel tempo. E allora cominciamo a vedere, comincio a scrivere dei parallelismi, cioè se in un circuito LC la carica sul condensatore va a corrispondere alla posizione della masserella. Poi, guardate, L è la quantità fisica che mi moltiplica la derivata seconda, come qui è la massa. Allora andiamo a scrivere che c'è un legame tra
Cioè, c'è un legame, non so come dirvi, parallelo, ok? Cioè, è come L si comporta in un circuito LC come la massa si comporta nel sistema massa-molla. Quindi L è in qualche modo correlata alla massa. Per questi ragionamenti li faremo meglio. E poi, guardate, la costante elastica, che è la quantità che moltiplica X, è legata all'inverso della capacità, ok? È tutto un come se, cioè la costante elastica è legata all'inverso della capacità. Riesco a trovare altri legami? Certo, riesco a trovare altri legami perché, tra l'altro, la derivata della carica nel tempo è la corrente, ok? Quindi adesso, grazie a questa equazione differenziale, ho visto un po' le cose che ci sono in comune, ma adesso posso andare avanti, perché se qui faccio la derivata, viene la corrente, e se faccio la derivata della posizione nel tempo, ho la velocità. E se della corrente faccio la derivata, ho questa quantità qui, e se faccio la derivata della velocità nel tempo, ho l'accelerazione. Quindi vedete che qui ci sono, ragazzi, tutte le quantità tipiche della cinematica e della dinamica: la massa, l'accelerazione, la velocità, ok? La posizione, la velocità, l'accelerazione. E di là, a questo punto, dei paralleli in un circuito LC. Ovviamente c'è un altro parallelo molto importante, che è una cosa che abbiamo ottenuto dall'equazione differenziale, cioè che omega, se da una parte è la radice di k su m, vedete, anche solo sostituendo a k 1 su c e sostituendo ad m l, questa è la potenza del parallelo, perché poi tu alla fine vai a sostituire gli amici e viene esattamente la stessa cosa, vedete che qui omega diventa 1 su lc, ok? Ecco, l'idea è finita qua dei paralleli? Assolutamente no. Allora, prima di tutto andiamo allora a capire che cos'è il concetto qui, tra l'altro, di coefficienti di autoinduzione. Perché, ragazzi, partiamo sempre da un parallelo. Che cos'è una massa? La massa concepita per Newton è la massa inerziale, cioè è la difficoltà, ok? O meglio, adesso il concetto di difficoltà l'avete capito, o meglio, è l'inerzia con cui un corpo soggetto ad una forza cambia la propria velocità. Ok? Questa cosa si sa, ok? Ovviamente più la tua massa è grande e gli applichi una forza, più la tua velocità cambia in modo lento. Ma allora se si va su questo parallelo, ragazzi, si capisce anche bene che usa il coefficiente di autoinduzione. Cioè, un solenoide che ha una grande induttanza, ecco, l'induttanza è l'inerzia, questo parallelo è bellissimo perché ti fa capire i concetti, è l'inerzia con cui un solenoide, non con cui un corpo, ok, con cui un solenoide soggetto a che cosa? Non sarà soggetto ad una forza, ma ovviamente sarà soggetto, perché una forza che cos'è? Una variazione di un'accelerazione, una variazione di velocità. Quindi qui sarà soggetto a una forza elettromotrice, poi guardiamo anche questo legame, quindi soggetto sostanzialmente a una differenza di potenziale o una forza elettromotrice, la stessa cosa, cambia la propria, che cosa? Guardate, ragazzi, V corrisponde alla corrente, quindi cambia la propria corrente. Quindi significa che su un solenoide all'induttanza molto grande tende a far cambiare molto lentamente la corrente che lo attraversa. Un'induttanza molto piccola invece
è come una massa molto piccola, la velocità cambia velocissimamente, la corrente cambia velocissimamente. Bene, è un bel parallelo, così si capisce. Ovviamente è chiaro il parallelo tra la X e la Q, quindi vedete questi paralleli sono molto belli. E esistono, ragazzi, altri paralleli? Beh, ragazzi, la forza come è definita? La forza è mica M per A. E allora uno fa un giochino, cioè se io faccio M per A trovo in generale una forza. Ecco, e se io faccio il parallelo tra la M e la A, cosa ottengo di là? Se faccio M per A, ottengo L di su di T. E che cos'è L di su di T? È la caduta di potenziale sul solenoide, o chiamata forza elettromotrice. E io penso che si chiami proprio forza perché è il corrispettivo cinematico di una forza. Ok? Ci sono altri paralleli? Sì, e vado a chiudere, perché ovviamente un'altra quantità che si studia in cinematica è la quantità di moto. Ok? Che noi abbiamo sempre chiamato pi piccolo. Che cos'è la quantità di moto? La massa per la velocità. Che cos'è? Se adesso faccio i paralleli, cos'è la quantità di moto in un circuito LC? Beh, devo fare il parallelo di M per il parallelo di V. Quindi viene L per I. E che cos'è L per I? Ok, adesso sembrano tante formule, però L per I è il flusso, ok? Quindi ogni quantità che noi abbiamo studiato è il flusso del campo magnetico attraversato dal nostro solenoide, ok? E chiudo, perché adesso è davvero, diciamo, sono praticamente finite tutte le queste bellissime equivalenze, con la parte energetica, che poi è la cosa un pochino più importante. Allora, guardate la magia, perché qui si capisce anche il concetto di campo magnetico. Ragazzi, se devo valutare l'energia potenziale del sistema massa-molla, ovviamente la formulina è che l'energia elastica vale un mezzo K x quadro, questa si sa dalla seconda, e se io faccio il parallelo, guardate cosa ottengo, guardate che energia ottengo, un mezzo K come corrispettivo a 1 su C, x come corrispettivo alla carica, alla seconda. Questa che cos'è? È l'energia potenziale elettrica. E ultima, questa è favolosa, l'energia cinetica. Andiamo, ragazzi, a vedere l'energia cinetica, cosa corrisponde di qua e di là. Allora, qui, quella che abbiamo sempre chiamato K, era un mezzo mv alla seconda. Di là diventa, guardate che cos'è, un mezzo, la massa è il corrispettivo di L e la velocità come corrispettiva alla corrente. Magia delle magie, il contributo cinetico in un sistema oscillante è l'energia magnetica. Allora, se uno è bravo, lo capisce subito che era dovuto al magnetico, perché il magnetico è legato al concetto di velocità, ok? Una carica che non si muove non genera campo magnetico, quindi è logico che la parte elettrica era legata a qualcosa davvero di statico e invece la parte magnetica a qualcosa di dinamico, ok? Ed è davvero così. Quindi, tutta questa cosa, ragazzi, per mostrarvi alla fine che andiamo a disegnare allora degli istanti, così ragioniamo una cosa molto importante e finisco. Allora, ragazzi, andiamo a disegnare l'istante 0, l'istante t quarti e l'istante t mezzi, sia per quanto riguarda la molla, sia per quanto riguarda l'LC. Allora, l'istante 0 cosa abbiamo noi? Abbiamo la nostra molla tirata al massimo, ok? Dove sostanzialmente
tutta l'energia è elastica. Poi, e di qua, cosa abbiamo? Abbiamo un solenoide, abbiamo un condensatore carico, dove tutta l'energia è elettrica. A un certo punto passiamo per un quarto del periodo e ci troviamo qua. Allora, qui è come se la molla fosse scarica e infatti, guardate, qui in questo istante il solenoide è scarico e in questo istante la velocità è massima perché sta volando a sinistra. Quindi qui tutta l'energia è cinetica. Velocità massima vuol dire corrente massima, quindi in questo istante sta passando una corrente massima e allora vuol dire che qui tutta l'energia sarà quella generata dal solenoide, no? Ci sarà un campo magnetico elevatissimo. Quindi tutta l'energia in questo istante è magnetica. Qui avrò all'inizio un campo elettrico qui gigantesco, invece qui avrò un campo magnetico gigantesco. Bene. Ultimo, arrivo qua, quando la posizione della molla è meno A, ok? Tutta l'energia ritorna ad essere elastica, nel senso che la cinetica si è fermata, la molla si è fermata, tutta l'energia cinetica è ritornata elastica, potenziale. E questo, ragazzi, a cosa corrisponde? Corrisponde ad un circuito in cui il condensatore si è ricaricato, ma dall'altra parte. Cioè qui c'è il più e qui c'è il meno. E quindi questa volta il campo elettrico va in questa direzione. Poi ovviamente ci sarà il tempo tre quarti T e T. Allora in questo caso tutta l'energia è ritornata elettrica. Allora vedete che in assenza di una resistenza io ho un rimbalzo di energia elettrica che va in magnetica e che poi ritorna in elettrica e che poi riandrà in magnetica e via. Come qui ho un passaggio di energia elastica a cinetica, a elastica, poi a cinetica e a elastica, con un tempo caratteristico che di qua sarà legato a radice di K su M e di qua omega fa la radice di 1 su LC.